Alleluia, 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 gloria a Dio, gloria a Dio. Cantiamo il 78? Vogliamo cantare il cantico 78? Parecchio tempo che non cantiamo. Gloria a Dio. Se un giorno il mare ti travolgerà, se la tempesta ti sorprenderà, se nella barca magna le onde entrerà, non temere, abbi fede in me, se per il fuoco tu potrai passare. E nella prova più dura tu sarai, se di cadere, di perderti, ti sembrerà. Non temere, abbi fede in me, non temere, abbi fede in me. Non temere, io sono con te. Io sarò con te ogni giorno, fino a quando il mondo sarà. Nel mondo tu avrai tribolazioni, ma fatti animo, perché il mondo ha vinto. Se sulle acque tu ti camminerai, guarda me, non alle onde sotto di te. Nel giorno che tu temerai, confida in me, nel mio alto rifugio ti nasconderò, ti aprirò con le mie ali d'amore, nella tempesta con te sarò. Non temere, abbi fede in me, non temere, io sono con te, io sarò con te ogni giorno, fino a quando il mondo sarà. Grazie Signore, stasera che siamo ancora nella tua casa e vogliamo benedirti e ringraziarti e glorificarti. Oh, salga dal nostro cuore la gratitudine a te, oh Dio, che ci hai amato fin dalla fondazione del mondo. Vogliamo glorificare il tuo nome ancora una volta, vogliamo offrire a te il nostro culto spirituale. E mentre siamo qui stasera, voglia tu benedirci, voglia tu consolarci, possa tu parlare a ciascuno di noi anche intimamente, perché veramente abbiamo bisogno della tua voce che ci parla. Grazie Signore, ti vogliamo pregare per quanti sono assenti, per quanti sono vicini e lontani. Benediciamo tutti quanti, Signore, nel nome di Gesù. Fa veramente che possa il tuo popolo trovare quell'amore cristiano l'uno verso l'altro, affinché il tuo nome sia esaltato e glorificato e benedetto in eterno. Grazie stasera ancora una volta, grazie per questo miracolo che tu fai nella nostra vita. Ci aspettiamo sempre cose belle da te, perché tu concedi a noi e tu sei pronto a darle cose buone. Il mondo ci dà cose cattive, ma tu ci dai cose buone e meravigliose.
Ti ringraziamo stasera nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore. Cantiamo anche l'80. Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte. Il Signore sta arrivando, la fatica finirà. Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte. Il Signore sta arrivando, la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Apri fede nel Signore, solamente Lui ti può dare una gioia che se grande la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Una scala saliremo di Giacobbe, la lunga scala. Una scala saliremo, la fatica finirà. Oh fratello, no, tu non devi rinunciare. Oh fratello, no, perché la fatica finirà. Gloria a Dio. Un altro cantico se ci avete, possiamo cantare. Grazie Gesù, grazie Gesù. È l'81-77, cantico 77. Tu hai dato a me la tua pace, quella pace che il mondo non ha, quella pace che il mondo non può capire. Tu hai dato pace a me e la pace ho trovato. Tu hai dato a me la tua gioia, quella gioia che il mondo non ha, quella gioia che il mondo non può capire. Tu hai dato gioia a me e la gioia ho trovato in te. Tu hai dato a me il tuo amore, quell'amore che il mondo non ha, quell'amore che il mondo non può capire. Tu hai dato amore a me e l'amore ho trovato in te. Tu hai dato a me la tua vita, quella vita che il mondo non ha, quella vita che il mondo non può capire. Tu hai dato la vita a me e la vita
vita ho trovato in te. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Se non avessi te, 65, grazie, vogliamo cantare questo cantico, anche questo è parecchio, non cantiamo. 65. Se non avessi te in questo modo, oh mio Signore, dove sarei? Se non avessi te in questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei? Chi mi potrebbe consolare? Chi guiderebbe i miei passi con amore? Chi troverebbe nelle prove una parola di conforto per me? Tu, solo tu, luce dell'anima, tu solo tu, speranza nel mio cuore, resta con me, sempre vicino a me. Cosa farei, Signor, se non avessi te? Se non avessi te in questo mondo, oh mio Signore, dove sarei? Se non avessi te in questa vita mia, oh mio Signore, cosa farei? Chi mi potrebbe consolare nel dolore? Chi guiderebbe i miei passi con amore? Chi troverebbe la parola, la parola di conforto per me? Tu, solo tu, luce dell'anima, tu solo tu, speranza nel mio cuore, resta con me, sempre vicino a me. Cosa farei, Signore, se non avessi te? Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie al Signore. Un po' più alto il volume di questo qua, poco poco. Grazie, grazie, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Gesù. Grazie Gesù. Un altro cantico. Cantiamo le lodi al Signore. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gesù. 67, cantico 67. Grazie. Santo, 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 egli è l'onnipotente. Santo, 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 egli vede re, il cielo glorifica il suo nome, la terra glorifica il suo nome.
col cuore glorifico il suo nome. Santo è il Signore. Santo, 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 egli è l'onnipotente. Santo, 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 egli è re dei re. Il cielo glorifica il suo nome, la terra glorifica il suo nome. Col cuore glorifico il suo nome, santo è il Signore. Santo, 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 egli è l'onnipotente. Santo, 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 egli è re dei re. Il cielo glorifica il suo nome, la terra glorifica il suo nome. Col cuore glorifico il suo nome, santo è il Signore. Gloria a Gesù. Qualcuno che vuole pregare? Alleluia, alleluia. Grazie, grazie, grazie Signore. Ti adoriamo, ti adoriamo. Ti benediciamo, ti esaltiamo, gloria a Dio, nell'alto dei cieli, osanna al Signore. Gloria, 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 gloria a Dio. Gloria a te, Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia. Gloria, 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 gloria a te, Signore. Sì, sì, amen. Grazie. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di essere lavati, purificati, salati, Signore, di dentro e di fuori. Abbiamo bisogno, Signore, perché in questa terra, Signore, in questo mondo, Signore, che ci circonda, che ci opprime, Signore Santo, tante cose, Signore, ci fanno sporcare, Signore. Gloria. Lavaci, Signore, aiutaci a santificare le nostre vite a te, Signore, a essere fermi nella tua parola, Signore, a esserti fedele come tu sei. Gloria. Fedele, Signore, gloria al tuo nome benedetto, alleluia. E ti vogliamo ringraziare in questa sera perché siamo qui riuniti nel tuo nome, ancora per lodare, Signore, il tuo nome, ancora per innalzarti, Signore, ancora per sentire la tua parola. Ti vogliamo pregare, grazie, Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Grazie. Difendi ogni fratello, ogni sorella, Signore, in questa sera. Chiesa che sono rappresentate, le loro famiglie, Signore, conosce ogni cosa di noi, oh Signore, ci rimettiamo completamente nelle tue mani, oh Signore, perché la tua volontà sia fatta in noi e non la nostra, oh Gloria, Signore Santo, Dio. Benedici le nostre vite, oh Signore, guidaci per la tua mano, grazie. Signore, ogni giorno in questo cammino che faremo con te, e che la tua parola rimanga ferma nel nostro nella nostra mente, nel nostro animo, perché il nostro orecchio sia attento ad ascoltarla, Signore, e a metterla in pratica.
Benedici l'umanità intera, Signore, benedici chi ci governa, Signore, ma tutto il tuo popolo in ogni parte del mondo, il popolo perseguitato, Signore, e veramente, Signore, siamo, noi siamo veramente privilegiati, oh Signore, già essere tuoi figli, ma in questa nazione dove abbiamo la libertà di proclamare l'Evangelo, Signore, di poter annunciare, dirlo a voce alta a questi nostri fratelli e sorelle, Signore, veramente. Benedici, benedici, il tuo peccato abbonda, la tua grazia sovrabbonda, Signore Santo, uniscici nel tuo amore sempre di più, Signore. Grazie. Noi siamo quello che siamo deboli, Signore, ma tu sei forte in noi, oh Signore. Abbracciaci, oh Signore, facci stare all'ombra delle tue ali, oh Signore Santo. Grazie. E veramente, Signore, ti ringraziamo ancora. Questa sera questo culto per le tue mani completamente. Gloria a Dio. E raggiunge ogni fratello, ogni sorella che ancora questa sera non è potuto venire, per tanti sbagliati punitivi, tu lo sai. Gli ammalati del tuo popolo, Signore, li mettiamo nelle tue mani, Signore Santo. Aiutaci, Signore, a essere come tu ci vuoi, oh Signore Santo. E ancora grazie mille volte per tutto ciò che hai fatto, Signore, che continua a fare ogni giorno, ogni momento. Grazie nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen, amen, gloria a Dio. Grazie, Signore, grazie. Vogliamo meditare la parola del Signore? Credo che il culto cristiano evangelico senza la parola centrale che porta beneficio non ha un gran valore. È necessario leggere la parola e meditarla insieme per lo Spirito Santo. Un po' più basso leggermente. Prima Pietro capitolo 2, dal verso 9, è scritto l'apostolo, ispirato dallo Spirito Santo, certamente noi crediamo in questo, dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi per amore del Signore ad ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. E prosegue: domestici, siate come con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni, ai ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché una grazia che se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze, ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti è questo siete stati chiamati,
poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siamo stati guariti, poiché eravamo erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Che bello, gloria a Dio. Ma ora siete tornati, eravate come pecore erranti, senza pastore, ma ora siete tornati al pastore, il buon pastore. Ora è una parola incoraggiante, perché è di attualità, ma anche al tempo il popolo del Signore, i credenti, venivano maltrattati. Niente di nuovo sotto il sole. Quindi erano maltrattati. E allora l'Apostolo Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, vuole incoraggiare questi credenti e fargli capire che cosa sono in Cristo, chi siamo in Cristo, poiché Cristo, per il suo sacrificio, noi siamo stati chiamati sacerdoti e re dinanzi al Signore. E per gli uomini possiamo essere, per gli esseri umani possiamo essere uno scandalo, un fastidio, qualcosa che crea problemi, ma per il Signore noi abbiamo un valore, un valore. Oggi io sto notando continuamente che si sta ripetendo questo, che il popolo di Dio, i credenti, vengono sminuiti dalle circostanze, dalle persone, dalle situazioni. A volte ci si dice: tu non capisci niente, tu non sai fare nulla, tu questo e tu quell'altro. Quindi in realtà è una ripetizione di quello che succedeva più di 2000 anni fa. Allora l'Apostolo Pietro vuole sottolineare l'importanza della Chiesa, non le mura, non le sedie, non questo, non quell'altro, ma i credenti, l'importanza che hanno davanti a Dio, una generazione eletta. Che parole, siete stati generati dal Signore e siete credenti, una generazione eletta. I romani, i greci al tempo si consideravano la razza migliore, i più intelligenti, e tutti gli altri li definivano dei barbari. Queste storie, questa è la realtà. E pare che pure oggi ci sia quasi un senso che simile alcuni si sentono di essere, e di fronte agli altri, no? Non soltanto si sentono superiori, ma sminuiscono, scoraggiano, buttano giù le persone. Proprio ieri parlavo con una persona che sta passando un periodo particolare e mi diceva, non di qui, della nostra comunità, ma che veramente è un momento strano, perché non c'è incoraggiamento fra i credenti a volte, e questa è dalla Toscana, niente meno. Non c'è l'incoraggiamento, non c'è quella mano d'affetto, quel sorriso, quelle coraggio, fratello, coraggio, sorella, e ognuno si sente superiore all'altro, più spirituale dell'altro,
migliore dell'altro. Si fa a gara a chi ha più o talenti secondo la propria mentalità, o più capacità spirituali. Io conosco di più la parola, per esempio. Si parlava anche di questo, vedete, le certe occasioni che confermano la conoscenza gonfia, lo ripetiamo ancora una volta, se non c'è lo Spirito Santo. Quindi gonfiandosi uno si sente inevitabilmente superiore agli altri, ma questo non è biblico, non è assolutamente. E io rispondevo poi dall'altra parte che in realtà è così, cioè se eventualmente noi abbiamo qualcosa, chi è più spirituale rialzi chi è scoraggiato. Cioè la Bibbia è molto chiara, non dice tu che sei spirituale ti devi ergere a maestro o a insegnante o a professore della scrittura. Nessuno è così, ma ognuno per parte propria, mi piace dirlo, ognuno fa la sua esperienza col Signore, capisce certe cose, magari ognuno c'ha qualcosa messo insieme, e questo è il problema, mettere insieme le persone, ma messi insieme ecco che c'è questa unità e questa forza. Invece qui i problemi erano abbastanza seri. Questo popolo del Signore venivano, questi credenti venivano maltrattati in un modo terribile. Lo sapete che li chiamavano anche cani? Oh, fratello, ma che dici? Sì, è la scrittura. Ma ecco perché l'apostolo Paolo vuole incoraggiarli, gloria a Dio, in questa grande salvezza. Siete entrate nella luce, nell'esperienza con Cristo, e siamo in Cristo. Noi siamo quello che siamo, con i nostri difetti, anche se ci possono fare gli elenchi, però in Cristo siamo più che vincitori, abbiamo un valore. Cioè Dio non ci vede attraverso niente direttamente, ci vede attraverso il suo figliuolo che è morto in croce e fa garante per ciascuno di noi. Questa è la realtà. Quindi i difetti che, ripeto, ognuno ha, il Signore comunque ci dà una mano, ci dà una mano. Quello che invece le persone non fanno, purtroppo, e questo è un guaio, ma il Signore ci dà un incoraggiamento. C'è i giudei, i gentili che si convertivano, a un certo punto è diventato un popolo. Il Signore era fatto uno solo davanti a Lui, un solo corpo, una sola comunione, un solo sacerdozio regale, una sola nazione santa. E la parola santa stasera è un po' sembra eccessiva. Dice, fratello, perché sei santo? Beh, io non sono santo, nessuno è santo, ma per grazia di Dio siamo santificati giorno per giorno, il Signore ci vede in tale maniera. E l'altro aspetto importante che Pietro poi, sempre per incoraggiarci, è: noi siamo stranieri. Dice, ma io sono di Guidonia, sono italiano. Ma spiritualmente noi siamo stranieri su questa terra, siamo di passaggio, pellegrini, una parola una volta antica che si usava moltissimo. E quindi, essendo di passaggio, la nostra cittadinanza è nei cieli, gloria a Dio. Cioè noi stiamo camminando, anche se a volte possiamo arrancare, a volte possiamo un passo faticoso dietro l'altro, capita in certi momenti, ma noi ci stiamo avvicinando comunque alla santa città, alla nuova Gerusalemme, al cielo, chiamatelo come volete, insomma in qualche modo. Quindi
queste religioni popolari del tempo dell'impero romano erano sature di culti satanici. Quando in questi giorni si legge che è tornata in voga la parola un po' forte, il satanismo e eccetera eccetera, niente di nuovo sotto il sole. Purtroppo anche al tempo c'era proprio il culto a Satana e l'immoralità, la superstizione, la magia. Si fa oggi, ma 2000 anni fa, quanto era, ripeto, il mondo romano era intriso di questo. E i cristiani che non partecipavano a queste cose venivano derisi, venivano accusati, perché gli si dicevano: siete dei fanatici, siete fanatici del Signore, non fate quello che fanno gli altri, siete bigotti, eccetera eccetera eccetera. Ma Pietro dice: non vi giustificate. Che bello, veramente questo è importante, vorrei dirlo anche a chi ci segue o ci seguirà: non dobbiamo giustificarci con gli esseri umani, tempo perso. Noi dobbiamo con Dio avere a che fare, il nostro rapporto, non perché le persone, fra noi credenti ci vogliamo bene, ci possiamo dire qualcosa, ma in generale la cosa più deplorevole e che manda in depressione le persone è perché si sforzano di piacere agli altri. Sì. Devo piacere a Tizio, perché se no noi siamo quello che siamo. Ma guardate, fratelli e sorelle, il Signore ci rispetta. Pensate, il Signore ci rispetta, non sempre ci giustifica, perché se sbagliamo sbagliamo, ma però ci rispetta per quello che siamo. E se Dio ci rispetta per quello che siamo, perché ci vede attraverso Cristo, ma le persone, che cosa può interessare a noi in fondo? Questo è un bel problema. Però, superato questo, se noi riusciamo a superare questo giudizio umano, noi abbiamo fatto già dei passi incredibili, straordinari davanti al Signore. Quindi noi non dobbiamo difenderci e difendere la nostra fede. Noi siamo quello che siamo. Ci possono accettare, se non ci accettano, gloria a Dio ugualmente. Siamo quello che siamo. Certamente l'Apostolo Pietro dice: attenzione, di comportarsi per quanto è possibile in modo positivo, cristiano. Non è che dobbiamo fare le cose strane e poi dopo, questo no, ma intanto grazie a Dio noi siamo liberi, liberi nel Signore. Ma di questa libertà certamente non ne facciamo noi uso sfrenato. Ma se il Signore ci ha liberati, ma perché dobbiamo essere di nuovo incatenati dalla mentalità del mondo, dalle mentalità delle persone? No, noi non vogliamo essere né maleducati né arroganti, però mi dispiace, noi vogliamo piacere al Signore, ce lo concedete? Vogliamo piacere al Signore. Poi chi dice una cosa, chi dice un'altra. Il vecchio detto che vi ricordate, ho detto più volte, che dicevano i nostri anziani: le persone una volta ti portano su, ma il problema è che quando ti portano su è che un attimo dopo ti buttano giù, non sei più nessuno. Prima sei magari una persona più bella, più speciale, più amorevole, più simpatica, un attimo dopo c'è una volubilità di cambiamenti.
E possiamo noi andare appresso a certe cose? No, 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 fratelli e sorelle, noi dobbiamo veramente guardare al Signore. Ora, qui per esempio c'è il fatto di essere sottomessi alle autorità, ed è un argomento un pochino delicato, certo. Siamo nella società, purtroppo dico, ci sono delle leggi, a volte pure sbagliate, ma il Signore ci dice comunque di stare qui e pregare per le autorità, ma però non dobbiamo fare le cose che sono contrarie alla scrittura. E l'esempio più bello per me sono i tre giovani dell'Antico Testamento: Sadrach, Mesach, Abednego, cittadini babilonesi, dovevano piegarsi di fronte alla statua che il re aveva eretto. Se non lo fate, sono guai. Che fai? Fratelli, non è una cosa facile. Questo era un modo per danneggiare questi giovani che amavano il Signore e quindi erano un fastidio. Ma in loro c'era un'esperienza reale e profonda col Signore. E vi ricordate la frase bellissima di questi giovani? Dice: noi non ci piegheremo alla statua. Intanto, uno, mi pare cosa, noi non ci piegheremo. Secondo, o il Signore ci libera o non ci libera, noi non ci piegheremo. Questa è fermezza, questa è fiducia nel Signore, gloria a Dio. Quindi ciò vuol dire che noi sì che viviamo nel mondo, sì che comunque, però se ci vengono a impedire, sia nella famiglia, sia agli amici, sia ai compagni, mettete tutto, se ci impediscono di servire il Signore, noi dobbiamo fermarli. Vanno fermati queste situazioni, assolutamente, perché la cosa primaria per noi e per tutti dovrebbe essere, speriamo che tanti ritornano, non qui dico, ma in generale, tornano veramente alla verità. Tanto servire il mondo e servire le persone, accontentarli, ecco, ripeto, non so se l'ho detto prima, accontentare, no? C'è tizio che se io faccio così lo accontento e poi lo conquista il Signore. Manco per niente, perché le persone vogliono vedere che noi amiamo il Signore prima di tutto, gloria a Dio, perché è inutile che noi accontentiamo amando una persona, quindi facendo quello che magari in modo assurdo ci dice di fare. No, noi dobbiamo amare il Signore con tutto noi stessi. E quindi è importante questa manifestazione fra i cristiani. Il cristiano ha messo da parte il proprio io, il proprio egoismo, le proprie ambizioni devono essere bandite, le divergenze, le contese, le gelosie. Signore, a volte ancora tanto del popolo di Dio, quella sorella, quel fratello, non dico qui, ma in generale, quel fratello, quella sorella, ecco la gelosia che è sottile e che crea problemi. Dobbiamo dire: Signore, fa che il mio io diminuisca e tu cresca in me, gloria a Dio. Sì, perché noi siamo stranieri, pellegrini, ripeto, apparteniamo al Signore e siamo cittadini del cielo e possiamo rinunciare a tutto quello che ci fa del male.
io non voglio mettervi contro le persone, no, questo no, però se ci so qualcuno che ci crea problemi troppo, preghiamo, ma prendiamo le distanze un attimino, perché diventa a volte pesante, pesante, tanto come fai fai, diceva mio padre, fratello Armando, dice come fai fai, tanto non li accontenti ugualmente, sempre così. Quindi, Signore che ci ha resi liberi, noi ci andiamo a rimettere sotto un giogo che non è da parte del Signore. No, 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 fratelli e sorelle, vogliamo e vogliamo servire il Signore. Se il figliuolo vi fa liberi, sarete veramente liberi. Se Gesù ci ha fatti liberi, siamo veramente liberi. Non lo dico io, è scritto nella parola del Signore questo. Certo, della libertà noi facciamo quello che ci pare, ma d'altra parte che possiamo fare? Siamo quelli che siamo, ma intanto, fratelli e sorelle, non ci facciamo togliere la libertà dello Spirito Santo. E vi ricordo una frase, le cose tornano. Non facciamoci togliere la gioia, il canto che sentiamo nel nostro cuore quando il Signore si muove in noi. Io ho conosciuto realtà a volte, no, di credenti che ho nella famiglia, magari sentivano il bisogno di pregare o di cantare e venivano pure maltrattati. Ma che canti? Ma che preghi? Ma stai zitto, ma stai in silenzio. Fratelli e sorelle, dobbiamo veramente avere la forza nel Signore in questo. Allora noi siamo liberi nel Signore. Dobbiamo certo sopportare le afflizioni e mi pare che ci stiamo provando. Sandra sorride perché così si cerca di con l'aiuto di Dio, perché guardate, da soli non ce la faremo mai. No, 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 non ce la faremo mai, ma che Dio ci dia la grazia di sopportare. I credenti sono stati chiamati dalle tenebre alla luce. Abbiamo letto, prima erano senza pastore, adesso hanno trovato il pastore. Noi abbiamo trovato il buon pastore, Gesù Cristo. E quindi noi seguiamo l'esempio del Signore. Non il fratello o la sorella che pur nelle sue cose tutti abbiamo qualcosa, però attenzione, mai farsi degli idoli come fanno alcuni. No, no, noi dobbiamo seguire il Signore, il quale non ha peccato, pur essendo tentato, lo sapete questo, sì, il Signore è stato tentato, è scritto, in tutte le maniere, pure a livello personale. Ecco perché si ritirava spesso e pregava il Signore, perché doveva ricevere la forza dal Signore per resistere alle tentazioni. Ci ha provato prima il diavolo, l'ha portato nel deserto e sapete la storia, no? Se tu ti concedi, se tu io ti darò tutti i regni di questa terra, io ti farò. E il Signore rispose con la parola e lo sconvolse. Il nemico dovette cedere assolutamente, però intanto è stata una grande tentazione. Ma il Signore, voglio su questa parola, su questo concetto è importante, è stato tentato anche carnalmente, perché era anche vero uomo, ci siete, capite? Carnalmente, dice, no frate, che dici? Questa che hai detto me la segno, è una cosa sbagliata. No, 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 no. Perché è scritto, perché abbiamo un gran sommo sacerdote che non possa non simpatizzare con noi nelle nostre sofferenze, perché le ha passate tutte, quindi ha passato tutte, pure quelle carnali, quelle fisiche, quelle mentali, gli attacchi, eccetera, eccetera. Ma non peccò, grazie a Dio, ecco perché abbiamo
un modello perfetto, e benedetto sia il nome del Signore, che noi ci rifacciamo al Signore, e allora vogliamo assomigliare di giorno in giorno al Signore. Quindi vogliamo dire: Signore, dacci grazia stasera di mettere in pratica la tua parola. Siamo un popolo, il popolo di Dio, la Chiesa di Cristo, siamo i figliuoli del Signore. Il Signore ci ha comprati con il suo prezioso sangue, ed è tanto, ma tanto, ma tanto, tanto. Voglio incoraggiare quanti stanno a casa, magari che stanno seguendo. Oh, coraggio, perché il Signore ti ha acquistato col suo sangue. Quando viene il nemico e dice: tu non capisci niente, tu non vali nulla, questo non è vero, non è vero. È vero che dobbiamo capire ancora altre cose, è vero che dobbiamo crescere, ma intanto non siamo una nullità, non siamo una nullità, siamo quello che siamo in Cristo Gesù, gloria a Dio. E che vogliamo migliorarci, certamente vogliamo andare avanti con l'aiuto di Dio, ma intanto siamo quello che siamo. Quindi dobbiamo veramente entrare in questo fatto, che, ripeto, concludendo, per me è importante, perché vedo troppi credenti che conosco da ogni parte veramente messi a terra, alcuni, molti, guardate, molti atterrati, perché le persone colpiscono, perché le persone con la lingua stanno facendo un sacco di guai. Noi siamo figliuoli di Dio, fratelli e sorelle. Possano dire, ognuno parla, chi dice, chi fa, ma chi deve parlare l'ultima parola, che poi è la più importante, è quella del Signore, gloria a Dio. L'ultima parola è la più importante, è del Signore. È il Signore che ci parla a ciascuno di noi. E stasera, gloria a Dio, io sono contento, guardate, sono tranquillo, sono sereno, nel senso che, ma sia benedetto il nome del Signore, siamo ancora insieme. E quindi il Signore ha provveduto una guarigione del corpo, dell'anima e della mente, la completezza. Cioè, il sacrificio del Signore non è servito soltanto alla salvezza, ok, ma grazie a Dio Lui ci guarisce nel corpo, l'anima, che è la sede dei sentimenti, che molto spesso è ferita dalle circostanze della vita, voglia il Signore guarirci, è vero, eh? E nella mente, i pensieri, a volte che sono, arrivano certi pensieri, certe preoccupazioni e via discorrendo, ma vogliamo dire: Signore, grazie che ci hai dato una mano fino a questa sera, è vero, gloria a Dio. Quindi non dimentichiamo la nostra vocazione. Non è la mia vocazione. Ci sono quelli che si sentono chiamati, ma non sono stati chiamati dal Signore, si chiamano da soli. Sapete, l'ho detto qualche volta. Si danno dei titoli da soli. No. La chiamata è del Signore, è Lui che chiama, è Lui che garantisce, è Lui che dà i talenti, è Lui che dà i ministeri, e benedetto sia il suo nome, questo è importante. Quindi ringraziamo il Dio, fratelli e sorelle, che il Signore ci ha dato un valore importante, per Lui valiamo tanto. Gli siamo costati tanto, amico, sorella, fratello che ci segui, sei costato tanto al Signore, e ringrazia Dio per questo, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per questa alta vocazione, si diceva una volta, questa grande chiamata che il Signore ci ha dato, e a Lui sia la gloria in eterno. Ringraziamo il Signore, gloria a Dio, amen. Qualcuno che prega, sorella Alessandra, una preghiera. Gloria a Dio, grazie Signore, grazie Gesù,
Grazie Signore, grazie Signore, grazie Gesù. Grazie Padre per questa sera che ci hai portato qua di pari sentimento, Padre, davanti al tuo trono, Padre. Davanti alla tua grazia ti chiediamo perdono innanzitutto. Grazie Gesù. Grazie per ogni cosa, grazie per questa parola, Padre. Sì, Padre, tu sei tutto, Padre. Sei l'amico che non ci abbandona, sei il nostro Padre, Padre. Sei una mamma che magari non ci abbandona mai. Amen. Perché tu hai detto che se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandono, Padre. Sì, sì. Grazie per ogni cosa. Grazie, Padre, perché tu non sei come l'uomo che sperpera e giudica, Padre. Tu sei colui che veramente guarda il cuore, quel cuore che veramente guardi solo tu, che conosci. Grazie, perché non dormi, non sonnecchi. Cioè, vigili, Padre, sulle nostre vite. Ti ringraziamo per ogni cosa, ti ringraziamo per le nostre vite, Padre. Ecco, le mettiamo a te, al trono della tua grazia, Padre. Grazie. Le mettiamo le nostre famiglie qui presenti, Padre, al trono della tua grazia, Padre. Padre, per i miei fratelli, Padre. Padre, anche per altri che sono stati perduti, che sono caduti, Padre, e non si sono più rialzati, Padre. Allora dagli tu la parola, soltanto tu, solo tu e nessun altro lo può dare, Padre. Accarezza quei cuori feriti, Padre, quei dolori che tutt'oggi, Padre, che vediamo nella televisione, gloria, sono impazziti, Padre. Sì, sì. C'è guerra, c'è confusione, sì, sì, Padre, ma tu non metti confusione e guerra, tu metti pace nei nostri cuori, Padre. Padre, tutto questo riportaci a casa con grande gioia, Padre, perché noi amiamo te e nessun altro. Amen. Nessuno è come te. Amen. Come dice quel cantico. Tutto questo, Padre, nel nome di Gesù, che benedetta l'Eterno. Alleluia. Amen. Grazie Gesù. Possiamo cantare il 49? A te grazie noi rendiamo, a te il Santissimo. Concludiamo con questo bellissimo cantico. Gloria a Dio. E sì, dica il debole, son forte, dica il povero. Grazie noi rendiamo a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù, a te. A te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. E sì, dica il debole, son forte, dica il povero, son ricco, alleluia, per tutto ciò fatto lui per noi. E sì, dica il debole, son forte, dica il povero, son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi, a te. Noi rendiamo a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. A te adesso ci prostriamo, a te il Santissimo, a te che ci hai donato il Figlio tuo, Gesù. E sì, dica il debole, son forte, dica il povero, son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi. E sì, dica il debole, son forte, dica il povero, son ricco, per tutto ciò che ha fatto lui per noi, a te. Alleluia! Che bel cantico, è vero?
Gloria a Dio, pace a tutti, la pace del Signore sia con tutti noi. Signore vi benedica. Amen.